Ultimo match di questa Silver League in programma in questa settimana numero 3, la giornata è la numero 3 di questa edizione 9 dello Sbordone League. Dunque, le Noir contro Leicester, si giocano tantissimo, vedendo anche i risultati, vincono i Man Machine sullo Zeemanlandia, vince la formazione del Crystal Palace! Vattani sul fondo. Contro gli LFV, il Crystal. E allora cambia un po' la classifica, dove al comando non c'è più il Leicester, che deve ovviamente giocare questo match, ma a 7 punti c'è il Crystal Palace. E allora andiamo a vedere le formazioni. Intanto c'è un vantaggio, c'è il Barrese sul pallone, non si concretizza il vantaggio, c'è calcio di punizione per i Lenoir. Dunque, in questo momento Crystal Palace a 7 punti. Ciao Maione. A 6. A 6 punti il Leicester con questa partita da disputare, salgono a 6. La formazione dei Man Machine. Intanto rinviata, ci picchia contro lo Stoke. E dicevamo, tanto occhio alla punta di palo. Quindi una di queste due squadre, se vince la formazione dei Lenoir, aggancia a 6 punti appunto il Leicester. Il Leicester invece è l'unica squadra che con questa vittoria vince 3 partite su 3 e si prende il primato della classifica a punteggio pieno. E allora per il Leicester, Di Palo Junior tra i pali, c'è Gabbo in difesa centrale con Vattani a destra, Di Palo più grande a sinistra, centrocampo con Di Donna e Iodice. Pistone in avanti, a disposizione Lazzo per il Lenoir. Donadoni tra i pali, Barrese con Curcio e vediamo un po' chi gioca a sinistra. Dovrebbe essere Corsello di regola, anche se Corsello gioca più avanti. È un Maione terzo di sinistra. Corsello, Cesare Esposito, Alessandro Barrese completano i 7 titolari con Frattino che parte da fuori. Qui non c'è nulla, 0-0 dunque il risultato in un match che vale tanto per la classifica. Lo Zeemanlandia continua a non vincere, non ha mai vinto un punto in 3 partite. A questo punto la corsa per le prime 4 posizioni, possono entrare squadre dove sulla carta all'inizio di questa stagione magari non erano proprio le favoritissime, anche un po' come AC Picchia e Man Machine. Quindi tutto molto aperto ormai in Silver League, visto il passo falso dello Zeemanlandia, anzi 3 passi falsi. Gioca, è girato! Qui Barrese lavora il pallone a Corsello che arrivava da dietro. Di Palo, Barrese. Ancora Barrese! Di Palo Junior! Va Curcio, è mancato proprio Alessandro Barrese. Ai. Dicevamo, proprio Alessandro Barrese è mancato nell'appuntamento numero 2 di questa Silver League. E il Lenoir, dopo la convincente vittoria sullo Stoke, hanno poi perso contro la Cipicchia 6-4, se non vado errato. Qui Curcio, c'è fallo di pistone. Curcio tutto fermo. Prova Maione, la palla che sbatte sulla traversa. Prova Di Palo, poi Corsello. Cerca Barrese, palla in area di rigore. Esce Di Palo. Poi Di Donna. Pistone. Non passa. Occhio lì in mezzo, c'è tanta folla. Ancora pistone, si gira. Corsello, Frattino, ancora Corsello. Recupera pistone, qui in mezzo, Corsello prova a mettere un tacco e palla all'indietro a Donadoni. Sta già lunga ora. Allarga Curcio, tocco di prima a Frattino, il metronomo di questo centrocampo del Lenoir. Vattani esce bene, Di Palo, vediamo se lavora il pallone un compagno di squadra. Tocco dietro a Di Donna, alza la testa, si rivada Gabbo che lancia. Cesare, vieni incontro quando c'è una palla difesa. Ancora non ha toccato palla Iodice, occhio! Occhio quando non tocca il pallone, al primo che tocca realizza un gol, tripletta per lui
il match passato pesantissimo, poi l'ultimo gol all'ultimo istante, sollevato 6 metri sopra il cielo Iodice dai suoi compagni di squadra. Barrese prova Frattino, la palla che rimane in zona, falla ancora dentro Esposito, non prende bene il tempo, poi Corsello, sarà calcio d'angolo, anzi no, Di Paolo altissimo in mezzo a due, poi lavora il pallone errando però, allora Barrese entra in aria, fiacco il destro, blocca Di Paolo, Battani, Iodice, tocco di prima, non trova un compagno, Marco mi stai marcando a uomo però, occhio al sinistro, ma chi? Pistone, destro secco, provato alla chic qui Barrese. Un cazzo sto chic. Di Paolo, pasticcio. L'arbitro ha chiamato un fallo. Gabbo con un numero rischiato tanto, poi la palla che rimane al limite l'area di rigore dei Lenoir. Pistone, Iodice per Vattani. Buona, sempre 0-0. E allora Frattino, pallone sul primo, Vattani di testa, arriva Esposito in qualche modo di donna. Barrese, ancora Esposito, vediamo se ci riprova. Barrese affonda il colpo, gioco di suola, palla in rete, ha segnato Frattino, vantaggio Lenoir. Trova ampiamente, ha manco toccato la linea il pallone. Bella! Toccata. Occhio al colpo di testa. Bravo. Non posso fare. Giornalista, inviato. Anche un regista. Parte il rinvio intanto di Corsello. Sempre 0-0, partite, anzi 1-0, ha segnato Frattino. Occhio perché questo sole diventa pesante dopo 3 ore su. Attenzione al destro di Pistone. Vediamo Barrese. Qui però si scartano tra lui e Cesare Esposito. Curcio, questa l'ha rimessa. Barrese va sul fondo, parte un cross, colpisce il palo. Battani cerca la palla centrale, Di Paolo, finta, poi serve Pistone, però c'è Curcio, Maione, riparte lui, ancora Maione, palla per Esposito, Di Paolo coi piedi, Curcio ci prova, colpo di testa, palla in rete, ha segnato Corsello, inserimento su rimessa laterale, colpo di testa e palla alle spalle di Di Paolo. Raddoppio Lenoir. Di Paolo fa sul pallone. Occhio all'Ester. Sta cadendo per ora la capolista dopo due vittorie. C'è tanto tempo comunque a disposizione. L'Ester poi ha saputo rimontare. Eccolo qua Pistone, 2-1. 2-1. Non voglio fare l'uccello del malaugurio però. Ah, quanto stanno? 6 punti loro, 3 voi. Barrese prova a lavorare il pallone al Frattino. Lazzo, con cui sta la rimessa. Pallone che si impenna. Barrese, ai ai ai, calcione proprio di Frattino sul pallone. Pallone che è sbattuto sul musetto di Barrese. Corsello, Barrese prende la posizione. Iodice dai numeri, poi però serve male Gabbo. Pistone, Corsello superato, destro di Pistone largo, va Esposito, prova un diagonale, la palla che sbatte su Alessandro Barrese, disputata in avanti dalla difesa dell'Ester, va Frattino con le mani, serve Esposito col tacco di palo, l'appoggio a Iodice, sbaglia il tocco Frattino largo, Iodice scivolata di Maione e allora Esposito lì in mezzo, avanza Curcio, occhio che palla Barrese, Di Paolo
due tempi. Vattani. Sale lui, prova in porta. Donadoni, palla lunga, Frattino prova il tocco verso Barrese. Si lotta con Pistone lì in mezzo, arriva Maione. Frattino cerca addirittura la porta. Pistone, verticalizza Di Palo. Resiste a Maione, Di Palo con la finta, serve Vattani, vediamo se c'è l'1-2, eccolo. Ancora Vattani, prova! Pareggio dell'Eister, in buca d'angolo Luciano Vattani. Prova Barrese. Sbaglia qui Lazzo, allora Esposito! Buca la porta, realizza un gol meraviglioso. E poi va a dare anche il bacetto alla sua fidanzata, clamoroso tutto questo. Nuovo vantaggio dei Lenoir, ha segnato Esposito con un gran destro. Qui Donadoni, non perfetto, Di Palo aggredisce un po' tutti. 2 minuti alla fine di questo primo tempo, dunque 3-2 per il Lenoir. Di Donna, scivolata di Esposito e conquista anche la rimessa. Buona! Gioca ancora, è buona! Curcio, qui sbagliano. Allora Di Donna, Di Palo di petto, l'appoggio però è per un suo avversario, Cesare Esposito, che va col destro. Di Palo, no, palla in rete, ancora lui, 4-2. Qui Di Palo ingannato, infatti questa è la volta che aveva tirato e basta. Donadoni in angolo, 4-2, nuovamente a più 2 il Lenoir. Palla dentro, rimane in zona Barrese, partono il Lenoir, 3 contro 2, ora è un 3 contro 3. E allora Barrese, Curcio, 1-2, Lazzo di testa, Iodice col tacco. Pistone per Di Palo, prova a nascondere il pallone ancora Di Palo, alza la testa, Barrese su di lui, anche Curcio, va così Di Palo, calcio d'angolo. Palla dentro sul primo, Maione respinge, Di Donna pasticcia, parte Alessandro Barrese, cerca il compagno, palla deviata, Di Palo esce bene. Di Palo, Di Donna, pallone che arriva dalle parti di Lazzo, ancora il piccolo Di Palo. E allora Di Palo senior per Iodice, scende, tocco a Pistone, arriva Di Palo, calcia fuori e finisce il primo tempo, 4-2 per il Lenoir. 4-2 Lenoir, ma l'Eister non spaventa questo risultato perché una settimana fa ci trovavamo proprio sul 4-2 dopo 25 minuti. Poi Iodice con la tripletta pesante è riuscito nel ribaltone arrivando a 6-5 al minuto 50. Vediamo un po' se ci sarà un replay per la formazione dell'Eister oppure Lenoir li agganceranno in classifica, vediamo. Di Palo, prova, deviazione, vediamo un po', deviazione di Vattani. Vattani, palla dentro per Iodice, Lazzo, Pistone prova in porta, Iodice, Di Palo per Lazzo, finta nuovamente da Di Palo che arpiona il pallone, contrasta con Frantino, poi attacco di Barrese, pallone che termina fuori laterale Nira, occhio Barrese col destro, calcio d'angolo, palla dentro e palla in rete Barrese. Questa è la terza partita all'annuale. Risultato ora di 5-2 Lenoir. Palla dentro col tacco di Palo, Iodice non riesce a impattare col destro largo. Vattani, lancio verticale, Maione
col sinistro, la palla che non esce. Uscita. Allora Vattani con le mani. Di palo. Sterzata. Ancora di palo. Laterale. Va Barrese. Cerca il cross deviato. Arriva anche Corsello, Vattani allontana, di palo. Poi Esposito. Vantaggio. A gira di palo. Ancora Esposito, prova. Frattino, palla dentro col destro Barrese. Ancora dentro, morbida. Gabbo, altro calcio d'angolo. Frattino, una cannonata. Durante il caricamento scorrono delle foto. In screensaver di sotto. Barrese palla dietro per Frattino. Con le mani Corsello. Allora è vero? È vero, sì. E allora Frattino va con le mani. Corsello in area di rigore. C'è anche Barrese. Palla sul secondo palo, c'è un fallo. Ma io non cambio niente. Barrese, Esposito, tocco verticale, devia di Donna, poi prova a ripartire Vattani, c'è Di Palo che allunga la squadra, arpiona il pallone Frattino, prova a ripartire lui, rimpallo con Iodice, ha battuto il povero Iodice, arriva, porta vuota, palla in rete, Esposito. 6-2, ora è un risultato parecchio pesante, anche da digerire per il Leicester, arrivato a questo match da capolista del girone Silver League, e ora agganciato e con lo scontro diretto superato dai Lenoir, la capolista dopo questa giornata potrebbe diventare il Crystal Palace. Dai, salta Esposito, di palo con le unghie e poi ancora di palo, dopo intervento che gli rimarrà nella testa per un bel po', perché due belle parate. E allora dopo un attimo di confusione su quella palla contesa, uscita a fondo Nasti col giubbino, giubbotto di invernale, sono 35 gradi questo pomeriggio. Pistone, aggira due avversari, di palo, cerca il destro deviato, palla che entra, 6-3. Contender perché si restituisce la contesa. No, occhio, perché il Leicester ora prova a viaggiare di speranza. Prova ad allungarsi Corsello, contro tre Vattani, aia che bomba, si continua con Pistone che va sulla sinistra, affrontato da Curcio che mette il corpo davanti. Attacca da Pistone. Frattino, alto, Vattani, Corsello, pallone che gli si incolla sotto la suola. Allora Frattino, tiro cross, Corsello, occhio Esposito in agguato, di palo, Iodice. Qui Vattani preso in controtempo, deve fare gli straordinari per essere servito. L'ultimo tocco è di Donna, no, c'è fallo. Cerca la palla dentro Pistone. E guarda questo, è Carlo Cibino come. Aspetta, perché Esposito è partito. Corsello di palo. Esposito sbatte un po' su tutti. Ancora Esposito, due, tre volte. Poi ancora di palo. Prova Vattani. Va Esposito, cerca la porta. Calcio d'angolo, va Pistone. Occhio sul primo, sul secondo, anzi Donadoni. Ha voglia di gol Esposito. Allora si fa dare subito il pallone a Donadoni. Il tocco verso Frattino, che ritorna, anzi no, pesca. Corsello in aria, di palo. Vattani per Pistone. Bravissimo. Calcio d'angolo. Palla dentro, colpo di testa. Occhio Gabbo, ultimo uomo.
Barrese, Frattino, lotta con Di Palo. Bello questo duello. Poi Frattino. Di Palo su questa punizione. Mancano ormai 4 minuti. 6-3 risultato per il Leicester sui Lenoir. A seguire un match di Gold League con Celtic e Hamburgo, le due squadre capoliste. Attenzione, Vattani. Di Palo dentro, colpo di testa di Maione, attacca il Leicester sotto di 3 e ormai manca poco. Ancora Di Palo cerca un tiro cross, Donadoni non perfetto, Curcio deve allontanare, Lazzo, sale lui, Vattani, poi recupera il Lenoir, Iodice, occhio Corsello sull'uscita a vuoto di Gabbo, cerca il tiro cross e qui c'è fallo su Di Palo Junior. Iodice allarga Vattani, Maione difende bene, parte il rinvio di Donadoni, lungo per tutti, Barrese, colpo di tacco, palla per Frattino in area di rigore, Di Palo recupera, deve allontanare, ma non c'è nessuno a far salire i suoi. Colpo di testa di Corsello per Frattino. Corsello. Lungo il pallone per Frattino. I minuti che passano. E i Lenoir sono vicini al sesto punto in classifica. Li vede agganciare proprio il Leicester. Almeno uno da Crystal Palace. Prova Di Palo, Donadoni. Palla dentro. E allora Barrese. È verde. Ultimo tocco il suo. Sì, Barrese, è fermato il pallone. Palla dentro, Vattani si inserisce. Poi ripallo, calcio d'angolo. C'è un vento clamoroso. Pallone lungo. Di Palo. Siamo nei 3 minuti di recupero, palla dentro. Corsello, arriva Lazzo due volte e poi la terza Iodice, no, è pistone, pistone, ha segnato a pistone, 6-4 Barrese, 6-4 a 2 minuti dalla fine. Il rinvio di Lazzo, poi pistone ingabbiato, Iodice a Vattani, c'è Gabbo, sbaglia, Maione può chiuderla, Maione, Maione la chiude, 7-4 Di Palo, Iodice, bello il numero di Di Palo in mezzo a due, Vattani, laterale nera, Barrese, Vattani, poi pistone. Recuperato il pallone da Maione, si accentra, cerca, non trova Barrese, poi la palla che sbuca in avanti da Di Palo, prova di là, Donadoni, arriva a pistone di testa, prova ad allargare, lo fa bene, Iodice, al volo Donadoni, Gabbo, pistone col tacco, arriva Donadoni, tutto solo Barrese in avanti, Di Palo Junior la tiene, poi Lazzo, Iodice, Di Palo, fitta sinistro, buca la porta. 7-5 risultato, non si arrende. Il Leicester, Vattani, Vattani, Di Palo, non ci credo. C'è fondo. Barrese per Frattino, Vattani recupera. Poi Barrese per chiuderla, una volta e per tutte. 8-5, finisce così. Vincono i Lenoir. Ma c'è belli, noi siamo qui con Curcio.
Curcio, tre partite, sei punti, siete a meno uno dal Crystal che è in vetta. Dopo quel passo falso con la Cipicchia vi siete ritrovati in una bella partita. Avete subito forse un po' troppi gol, no? 5. Cosa manca a questa squadra per cimentarsi per bene davanti a tutte le altre? Ma innanzitutto volevamo rifarci la sconfitta della scorsa partita. E c'è da dire che abbiamo subito 5 gol, però 2 se non 3 li abbiamo subito gli ultimi minuti. Sì, perché sì, eravamo più 4 e gli ultimi minuti, considerando che era inizio del recupero, ci siamo un po' disuniti. Però era importante vincere, ricominciare da dove avevamo cominciato il torneo e rifarci la partita precedente. Senti, Barrese, con Barrese in campo sono arrivati 6 punti, Alessandro Barrese, sì. È fondamentale. Sì, 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 è mancato tantissimo nella partita precedente contro i Mean Machine. E sicuramente è un giocatore fondamentale per noi, importantissimo. Oggi si è visto, ha fatto 3 gol, se non sbaglio, un assist. È veramente importante, sì. E allora, che dire, facciamo i complimenti a Curcio e ai suoi Lenoir e chiudiamo il collegamento con questo partito.